Goedemorgen allemaal vanuit Amsterdam. Buongiorno a tutti da Amsterdam. Ise, io sono Tony della Yamaha. Olandese come sapete, per questo motivo ho iniziato in olandese. Partiamo con le colonne della serie VXL che abbiamo disponibili sia in versione passiva che versione attiva. Super stretto e quindi piace particolarmente agli architetti, con una larghezza di solo 54 mm e con 8, 16 o 24 driver da un pollice e mezzo. Oltre a quei modelli abbiamo anche i modelli ormai conosciuti delle Yamaha VXS 5 e il VXS 8, anche quelli possono essere usati anche all'esterno. La 3, che è più piccolino ma comunque ha un suono molto bello e corposo, che può suonare ancora senza subwoofer. E abbiamo la serie nuova della CZR in legno, anche subwoofer attivi e passivi, addirittura con ingresso Dante per le situazioni più grandi. Il subwoofer della serie VXC è la VXC 8S, che è da incasso 8 pollici 200 watt, con anche il trasformatore a 100 volt incorporato con selettore. Per il nostro mixer flagship Rivage PM10 abbiamo il nuovo software versione 3.0 lanciato con il nuovo plugin Dance. Inoltre possiamo vedere quest'anno i nuovi switch della serie SVP2, che sono sempre dotati di porte Ethernet Dante da 1 GB, ma che hanno un trunk in fibra che ha una portata di 10 GB, sia in multimodale fino a 300 metri o a monomodale fino a 10 km. E adesso siamo arrivati nel lounge di Yamaha, dove c'è il Disclavier Inspire, che come vedete suona da solo, purtroppo io non riesco a suonare così. E questo è anche un pianoforte multi-room, perché con il sistema Musicast incorporato, anche quando suona un pianista vero, la musica può essere riprodotta in tutta la struttura.